Eccolo il cartellino giallo, dunque tirato fuori nei confronti di Aramo, mentre la curva sud ha capito che il traguardo è vicinissimo. Mancano due minuti, poi ci sarà recupero, poi finirà il campionato di Ascoli e Dentella. Quindi in questo momento l'Ascoli in salvo. Calcio di punizione, Canute a sistemare il pallone. Gioca largo, almeno ci prova Canute. Buona però copertura di Icardi. Il pallone tenuto in campo da Paroni. In piedi le due panchine in questo finale, sia quella di Cosmi che quella di Gennaro Volpe, che ormai più che gli schemi si gioca di nervi e di grande voglia di portare a casa il risultato. Questo almeno per quanto riguarda l'Ascoli. Avete visto qui controllo e rinvio lunghissimo di Mogos, che ha spazzato il pallone più lontano possibile. Per la rimessa laterale Lentella con Pellizzera, pallone giocato sulle punte, De Luca sul suo appoggio centrale, Mengoni attento e libera. Ancora De Luca che si dirige verso il limite dell'area di rigore in attesa della rimessa che arriva ora. Pellizzera, palla dietro per Troiano. Troiano cerca immediatamente l'area di rigore avversaria, palla che spiove, Mengoni in anticipo, il palleggio di Canute che poi allontana. È cominciato l'ultimo minuto, siamo quasi al 90esimo, occhio perché il pallone cade sulla schiena di Troiano. Troiano e Monachello, Troiano all'indietro, Paroni, libera Paroni, ha un passaggio agli avversari però, D'Urso, Clemenza, Mignanelli, ancora all'indietro l'Ascoli che fa correre gli avversari, serie di passaggi tutti di prima, Clemenza di prima ancora lui, avanza Canute, prepara il tiro in porta, ci prova Canute sul fondo, 5 di recupero, andremo al 95esimo. Saranno 5 minuti di recupero, ha calciato molto da fuori area stasera Canute, 3-4 volte nel primo tempo, anche nella ripresa. Questo è il tiro che rivediamo, con palla che si perde sul fondo. 5 minuti di recupero dunque, Aramu di testa, Mengoni che libera, comincia il primo dei 5 di recupero. Clemenza sbaglia il primo controllo, prova a rimediare ma non c'è tempo perché Troiano appoggia all'indietro. Rilancio lungo di Paroni che è anche scivolato al momento di rinviare. Monachello fermato nel corpo a corpo da Benedetti, a campo era subito a cercare la mantia, fermato, doppio rimbalzo del pallone, si gioca di nervi ormai, area di rigore, De Luca, De Luca, parte il cross sul suo traversone, non tocca nessuno, non è calcio d'angolo, ma è rimessa dal fondo, non protesta neanche De Luca che aveva cercato di mettere la palla in mezzo. Qua rivediamo la conclusione di prima di Canute. E questo poteva essere un cross pericoloso perché Pellizzer sull'anticipo aveva proseguito l'azione ed era andato a occupare l'area, lui che ha centimetri ed è molto bravo nel gioco aereo. Sul secondo palo stava arrivando a chiudere Icardi, però molto brava anche la difesa dell'Ascoli a costringere De Luca ad allargarsi, a non trovare spiragli e non dargli quei centimetri necessari per mettere una palla giusta in mezzo all'area. Pronto De Santis, un difensore per l'Ascoli, sarà lui l'ultimo cambio, vediamo se arriva subito la sostituzione perché il gioco è fermo. C'è il portiere Agazzi alla rincorsa, Cosmi dice che si può ripartire, allora ha rinviato di qualche istante l'ingresso di De Santis. Di testa Troiano, cerca Lentella con la forza della disperazione, la vittoria in extremis, siamo nel recupero, qui c'è un contatto sul quale Nasca aspetta un attimo, poi fischia calcio di punizione, fallo di Padilla, fallo su De Luca che si rimette subito in piedi, 46-30, questo è il tocco falloso di Padilla, mentre la mimica di Serse Cosmi è abbastanza eloquente. Calcio di punizione dunque per Lentella, la battuta Aramu. Intanto direttore di gara va verso Clemenza e lo invita ad accelerare l'uscita dal campo perché sarà proprio Clemenza a dare spazio a De Santis. Comunque una buona partita di Clemenza. A Clemenza, finché ha avuto birra in corpo, è stato un giocatore molto insidioso, forse l'attaccante più pericoloso. Ha fatto 3-4 giocate importanti, è andato alla conclusione un paio di volte. Per il calcio di punizione dunque Aramu, prima però deve entrare in campo De Santis, cosa gli accade adesso? Quel recupero diventa di 5 minuti e 30 perché c'è un cambio durante i 5 di recupero. Finiremo al 95esimo e 30 secondi. Intanto calcio di punizione a favore dell'Entella. Parte Aramu, pallone lunghissimo, cercava la sponda di un compagno, era saltato Pellizzera, anticipato però.
riesce a mantenere il possesso del pallone in Mogos. Pellizzer che lo tocca per ultimo, sarà rimessa bianconera, sbuffa Mogos, autore di una partita di grande quantità oggi. Proprio così, qui è stato provvidenziale invece Adae, perché su questa palla insidiosa di Aramu a cercare il secondo palo, il giocatore ghanese stava correndo all'indietro, ha colpito proprio portando via la palla a un giocatore dell'Entella, soprattutto correndo all'indietro ma facendo valere tutta la sua fisicità fino all'ultimo. Siamo al 48esimo, si va fino a 50 e 30 secondi, mancano 2 minuti e mezzo alla fine del campionato. L'Ascoli con questo 0-0 è salvo e trova il suo 4º campionato consecutivo di Serie B. Invece dopo 4 anni di B, l'Entella sta per lasciare la nostra Serie B se non riesce a trovare un gol in questo finale di partita. L'Entella retrocede. La cosa paradossale è che l'Entella potrebbe retrocedere con 2 pareggi, 0-0 all'andata e 0-0 al ritorno, cosa che accade anche nel 2015 quando l'Entella perse il play-out con il Modena, anche lì con 2 pareggi sia all'andata che al ritorno. Calcio di punizione intanto per l'Entella, 48-40, questo è l'episodio con la trattenuta netta e danni di Benedetti. Pallone portato avanti rapidamente dall'Entella, che credo si affiderà al lancio lungo. Eccolo infatti il pallone che spiove al limite. Fa buona guardia da questa parte Adae, sul suo colpo di testa c'è Crimi. Altro pallone che spiove in area di rigore da parte di Crimi. Si accende una mischia, sponda in area, attenzione alla mantia. Conclusione ravvicinata da parte di Aramu. La parata del portiere Agazzi, si dispera Aramu che ha avuto sul sinistro il pallone all'1-0. Ma ciabatta un po' il pallone anziché calciare violento, lo rivediamo. Eccola la sponda per lui che arriva a rimorchio, colpisce sporco il pallone. Facile per ragazzi. Occasione clamorosa per l'Entella, è stato bravissimo Pellizzer a fare la sponda e poi la mantia a spalle girate, non si è fatto anticipare, ha coperto, ha tenuto lontano l'avversario dal pallone e poi ha fatto questa sponda per il compagno che arrivava a rimorchio, però Aramu che non è in serata, non ha trovato il tempo e la coordinazione per tirare. Avete visto anche Cosmi che è andato ad abbracciare il quarto uomo per disperazione, palla che spiove in aria, l'uscita di Agazzi a vuoto, c'è la porta vuota, allontana Canutè, pallone in fallo laterale, si continua perché il match finisce a 50 e 30 secondi. Rimessa laterale a favore dell'Entella. Ancora 30 secondi perché c'è stato un cambio. Tanto c'è un fumogeno che cade alle spalle della porta di Agazzi. Mischia, riconquista palla l'Ascoli che allontana il pericolo. Fa possesso Monachello che poi trova la rimessa laterale a suo favore. 50 e 10 secondi. 20 secondi alla fine del recupero. È quasi fatta per l'Ascoli che ha il possesso del pallone. Bazzani e Cosmi urlano ai giocatori di fare possesso, che è praticamente finita. 50 e 20, l'Entella sta per retrocedere in Serie C, l'Ascoli conquista il diritto a un altro anno di Serie B dopo un doppio 0-0. Non è stato un play-out spettacolare, ma è stato un play-out combattutissimo. 50 e 30, è finita. Serse Cosmi può festeggiare perché l'Ascoli